tornato alla normale attività politica, diciamo. Sentiamo un attimo Di Maio. Tema. Il Consiglio è stato superato o lei ritiene che... Il Consiglio non è proprio stato aperto, cioè si è andato avanti con quello che si doveva fare. Ieri abbiamo iniziato l'esame di due decreti. Uno è il decreto sicurezza, su cui sembra ci siano dei dubbi del Presidente della Repubblica. Io personalmente penso che con le interlocuzioni consuete si possano risolvere questi dubbi e poi andare avanti col decreto. Detto questo, l'unica cosa che non voglio fare adesso è, dopo che la Lega ha aperto lo scontro col Papa fischiandolo in piazza, lo scontro col segretario della CEI, del segretario di Stato Vaticano, lo scontro con i magistrati che volevano denunciare il PM, adesso ci manca solo lo scontro del Presidente della Repubblica, hanno fatto tutta la collezione. Io invece penso che se ci sono dei dubbi da parte di chi firma un decreto è giusto che ci siano. Vedo che ci sono anche dei dubbi del Ministro dell'Economia sul decreto famiglie. Voglio dire, io ho sempre apprezzato Tria per il fatto che da tecnico tiene i conti in ordine di questo paese e quindi non ho intenzione di attaccare o di rispondere in maniera demagogica. Dico solo che il decreto famiglie è una priorità politica, i soldi ci sono perché è un fondo che ogni 4 mesi prende i risparmi del reddito di cittadinanza, li accantona per le famiglie e l'INPS ci dice che è 1 miliardo di euro quest'anno che riusciamo a recuperare, quindi le coperture ci sono. Evidentemente devo spiegarlo meglio, lo spiegherò ancora meglio, ma per me quando si decide dove destinare i soldi è la politica che lo deve decidere e non i tecnici, fermo restando che ho sempre apprezzato l'atteggiamento del ministro Tria, tra virgolette, di cane da guardia dei conti. Allora, torniamo un attimo a Tria, entrate in studio, perché il ministro Tria ha detto che lui sente un grande affetto per Tria, tra l'altro Tria è anche un uomo...